Avvocato, buongiorno, bentrovati. Buongiorno anche a voi. Che cosa sono queste notizie maldestre che mai vorremmo dare? Purtroppo un camion investe una donna. Certo, stiamo assistendo ad episodi di proliferare, soprattutto molteplici, di incidenti stradali dovuti, ahimè, purtroppo alla cattiva manutenzione della strada. È un fatto di coscienza, di civiltà e di cultura. Già l'altro giorno i media avevano riportato la notizia allarmantissima dove una signora a Palermo, attraversando la strada, è stata totalmente travolta da un pirata della strada affetto da cocaina, subito sottoposto al narcotest cannibanoide, è uscito positivo. Noi abbiamo proposto, io anche come presidente di tutte, anche le vittime, ho difeso notevolissime, moltissime vittime della strada, un emendamento e scrissi anche una lettera al Presidente della Repubblica per sancire una volta e per tutte l'integrazione e l'introduzione nel codice penale della nuova fattispecie delittuosa, il reato di omicidio stradale. Coloro che si macchiano di tali delitti devono avere innanzitutto il ritiro della patente a vita, l'immediata custodia cautelare in carcere, l'aumento della pena edittale. Io lo avevo proposto addirittura fino a 25 anni per il dolo cosciente, anche se vi era una diatriba riguardante la colpa e il dolo. È chiaro che noi dobbiamo assolutamente bandire e modificare la fattispecie attuale dell'omicidio colposo, che addirittura... Ma è legge l'omicidio stradale? Adesso è alla Camera e mi auguro che questa settimana sia la volta buona e l'approvazione definitiva, dopo che noi abbiamo fatto battaglie campali sull'introduzione della fattispecie del reato di omicidio stradale. Non possiamo più assistere a stragi sulla strada dove le vittime, vi assicuro io che le difendo, molto spesso non hanno giustizia, o se l'hanno in ritardo e con pene molto lievi, soprattutto quelle riguardanti l'omissione di soccorso e l'omicidio colposo. Dobbiamo fare in modo che questa settimana sia approvata in maniera definitiva la nuova fattispecie di omicidio stradale. Eviteremo numerosissimi... Sotto l'aspetto responsabilità morali e responsabilità materiali, sì. Che cosa succederà? Succederà che innanzitutto le vittime avranno ristoro di tutti i danni patiti, però voi sapete benissimo che la morte di un familiare, la morte di un parente non potrà mai ripagare in pieno la vita di una persona. Quindi la prima cosa da fare è fare un'alfabetizzazione emotiva, intelligenza, educazione emotiva stradale, partendo dalle scuole, dalle parrocchie, dalle congreghe, educare i cittadini ad una corretta educazione stradale. Non è possibile che una signora nel bel mezzo di un paese decoroso attraversi una strada e venga totalmente sulle strisce travolta senza che l'autista o chi che sia, in generale io sto parlando, come è successo anche in altri casi a livello nazionale, scappino. Questo è una questione, è un problema culturale. Noi dobbiamo alfabetizzarci e civilizzarci soprattutto sulla corretta educazione civica, perché è una questione culturale, di coscienza civica. Nei bollettini della Polizia Stradale si parla di una vera e propria guerra che produce qualcosa come 3.000 morti l'anno. È una mattanza, certo, è una mattanza che noi dobbiamo porre freno, è una guerra civile, è una Beirut della strada. Non possiamo più passare oramai siamo passati dalla mediocrazia alla stupidocrazia, in una società dove vige la follia. Non dobbiamo fare in modo che i folli dominino e imperversano, dobbiamo fare in modo che ci sia una corretta educazione civica. Non è possibile che quando un pedone attraversi la strada venga travolto, oppure si utilizzi la strada come una pista di Formula 1. Bisogna rispettare il codice della strada. E appunto la fattispecie e il mio emendamento che io proposi al Ministro, al Direttore Generale delle Infrastrutture e dei Trasporti e in particolar modo anche al Presidente della Repubblica di introdurre questa nuova fattispecie delittuosa. Le vittime sono in continuo aumento, quasi a livello dell'aumento sproporzionato del nostro debito, aumentano ogni anno sempre di più, sempre di più. È possibile che un paese che si professi civile non deve avere una mattanza di questa portata? Una Beirut della strada non la accettiamo più. Mentre invece come opere prime per la sicurezza della strada, segnali, cartellistica, certo. Allora innanzitutto io avevo proposto dissuasori, esatto, avevo proposto dei dissuasori, l'introduzione di apparati semaforici,
la cartellonistica stradale, l'implemento e l'incremento del sistema di videosorveglianza, che non deve servire soltanto alla viabilità, ma deve servire anche per l'accertamento come deterrente dei microreati, dei reati predatori, tra cui anche quello dell'omicidio stradale. Non ci servono l'installazione di telecamere che vengono utilizzate solo per la viabilità. Le telecamere servono anche per accertare e rivelare gli incidenti stradali, per accertare i reati, e quindi implementare un appello a che io faccio: aumentiamo il sistema di videosorveglianza, soprattutto non soltanto per accertare la viabilità, ma anche i fenomeni criminosi e delittuosi. Come strumento della verità piena. Esatto, della verità piena, e che sia rispondente a quelle che sono le esigenze di noi cittadini, i quali siamo stanchi e stufi di dover assistere continuamente ogni giorno a una mattanza incivile. Ai nostri politici prossimi alle elezioni, per mettere ancor più questo corso Italia in sicurezza, dove in alcuni tratti manca decisamente del marciapiede, di una protezione per i peduni. Che cosa possiamo fare? Allora, io la mia proposta che io faccio a questi futuri politici, innanzitutto di allargare i marciapiedi, innanzitutto di pedonalizzare quelle zone e utilizzare mezzi ecologici quali biciclette, tandem elettrici, bus elettrici, navette elettriche, inibire, fare aree di sosta temporanea, cercare anche alcune rotatorie dove è possibile farle con zone spartitraffico, implementare i sistemi semaforici, applicare il telelaser e gli apparecchi per la misurazione della velocità, e soprattutto utilizzare dissuasori, utilizzare gli apparati semaforici anche concernenti gli attraversamenti pedonali, fare in modo che le persone, gli automobilisti, abbiano una corretta educazione stradale e si fermano ogni qualvolta c'è il segnale rosso e diano precedenza ai pedoni. Quindi salvaguardare i pedoni con tutti questi strumenti che sono atti a prevenire l'incidentistica stradale. Non possiamo più attendere più altro tempo e dobbiamo evitare una volta e per tutta questa Beirut della strada. Voi siete un fruitore del collegamento con Napoli per il vostro lavoro, avvocato del porto, quindi agli scafi in collegamento, sì, con Napoli ed altro. Sì. Possiamo sollecitare e paventare una prossima apertura del collegamento via terra del meccanismo di ascensore, che tra l'altro è esatto, io avevo proposto per ridurre ancora quel traffico di andirivieni. Certo, questa è una proposta che noi avevamo fatto soprattutto per implementare anche il sistema dei trasporti e le infrastrutture, cercare di creare una volta e per tutte un ascensore e anche un tapirurán, ma soprattutto l'ascensore, per fare in modo che il traffico e il sistema di collegamento tra il porto e la zona alta sia quanto più scorrevole e agevole possibile. Eviterebbe minore impatto ambientale, sposerebbe appieno l'educazione ambientale, eviterebbe anche quelle congestioni che si fanno per quanto riguarda gli scarichi di gas metano e anche per quanto riguarda il biossido di azoto. Stiamo attendendo come cittadini da anni e mi auguro che i futuri sindaci applicano, il futuro sindaco, quest'opera infrastrutturale che è fondamentale e di capitale importanza per il nostro territorio. Mi permetto di ricordare che circa 2000 anni fa il collegamento tra la costa e il centro della città fu fatto attraverso un tunnel che passa sotto un famoso albergo sorrentino, senza gradini, con dei pozzi di luce, 2000 anni fa, progettato da un grande architetto del mondo romano di quel tempo. Certo. La ringrazio della pazienza. Grazie di questi interventi, ci diamo appuntamento per la rubrica prossimamente. Grazie anche a voi.